Salve a tutti ragazzi, ho appena finito di vedere la puntata di Fulvio al primo appuntamento, Fulvio di Matrimonio a Prima Vista che si è spostato al primo appuntamento. Volevo fare la live reaction, cioè commentare la puntata passo per passo, però è una cosa che avrei dovuto fare con Cecilia. Non l'ho potuto fare perché Cecilia non viviamo insieme, giustamente, quindi era complicato e farla da solo mi piaceva poco. E avrebbe avuto meno spunti, sinceramente, oltre al fatto che avrei dovuto fare un montaggio lungo, in questi giorni da lavoro e tutto sono incasinato, però mi sono preso del tempo per vedere questa puntata nella sua interezza. Ho visto anche le altre coppie, però parlerò esclusivamente del mio amico Fulvio e ci tengo quindi a dirvi la mia e magari la commentiamo insieme, mi dite anche voi che cosa ne pensate, se i vostri stessi pensieri combaciano con alcune mie tematiche. Intanto c'ho qua davanti a me il televisore con Dplay Plus, con il mio faccione, con i fiori che portai ad Ambra e la faccia di Ambra sconsolata. È una scena meravigliosa, più o meno. E, no, semplicemente devo dire che il lavoro che hanno fatto in cabina di regia qui a primo appuntamento per questa puntata era veramente molto fulviocentrica. È stato un lavoro molto fulviocentrico, quello di questa puntata. Anche il fatto che sono stati la seconda coppia ad apparire e la penultima ad andare via, l'ultimo esito del titolo di coda finale, c'era proprio molta attenzione sul personaggio di Fulvio. E questo mi fa molto piacere perché, innanzitutto, perché Fulvio se lo merita. Però di questo ne parliamo alla fine, perché ho letto anche molte critiche sui social alla partecipazione di Fulvio, alcune persone di voi mi avete anche scritto a me e ne parliamo alla fine. Ora qui vi commento un pochino l'appuntamento come l'ho visto io. Innanzitutto ho visto il solito Fulvio che vedo qui in questo divano che è alle mie spalle a casa mia, cioè un Fulvio solare, un Fulvio schietto in quello che dice, un Fulvio ammaliante, no? Che ci sa fare, per capirci. Io ho rivisto il Fulvio che vedo sempre, insomma, quindi né più né meno quello che sto conoscendo sempre di più mese per mese. Quindi questo mi fa molto piacere perché quello che traspare nella puntata è il buon Fulvio. Una caratteristica che va detta, povero Fulvio, e solidarizzo con lui perché è un qualcosa del quale soffro anch'io. Credo che in quel posto facesse un caldo allucinante perché Fulvio era rosso come un peperone e non credo per l'emozione, credo proprio per il caldo. Quindi solidarizzo con lui. E la scena più cringe di tutti gli appuntamenti, io volevo scappare in quel momento, devo essere sincero, è quando arriva la ragazza e vuole farsi il selfie con Fulvio. Onestamente mi è sembrata una scena veramente pilotata, non da Fulvio ovviamente, ma dagli autori del programma. Mi è sembrata una scena pilotata perché si vedeva proprio la ragazza che guardava nella telecamera e quindi questo è una scena brutta, ma non perché non ci capitano cose del genere, però mi sembrava un po' surreale lì per di questa ragazza che entra nel ristorante appositamente per quel momento lì. E in questo devo dire, ho pensato, povera Rossella, ecco, vi parlo di Rossella, quello che penso. È una bella ragazza, può essere un tipo interessante per Fulvio come tipologia di donna, anche perché Fulvio, mi ricordo, disse nella scheda di partecipazione a Matrimonio a Prima Vista, nella prima puntata, insomma, disse che vuole una ragazza un po' all'antica, un po' poco social, mi sembra, cioè lei sì, ok, ha Instagram, quello che ti pare, però mi sembra una ragazza anche di radicati valori e quindi non l'ho vista male. Certo, devo dire che Rossella ha giocato sulla difensiva per tutto l'appuntamento. Dovrei vedere la puntata speciale, quella che uscirà su Dplay Plus e basta, che dura mezz'ora, che è solo il loro appuntamento, me la vedrò in un altro momento. Però mi è sembrata molto timida. Fulvio è stato abbastanza bravo a mettere a suo agio, anche se in alcuni frangenti Fulvio, magari parlando di tanto del programma, del seguito social, delle donne che scrivono, potrebbe averla un pochino messa in difficoltà lei, però se l'è cavata bene il Fulvione, devo dire, nella situazione. La parte finale dove Fulvio cerca il limone mi ha riportato alla mente il 6 mesi dopo con Federica, una Federica più volte nominata, dal mio amico Fulvio. E che dirvi, è stato un appuntamento gradevole, però mi aspettavo un po' più di provocazione, un po' più di gioco. In questo, secondo me, Rossella non ha dato una grandissima mano a Fulvio, ma è comprensibile perché Rossella non mi sembra una tipa che diciamo facilmente che si mette in gioco in questa maniera così facilmente in un programma televisivo. Comunque posso solidarizzare con lei perché quando hai delle telecamere puntate, tanta gente, autori che ci saranno sicuramente stati, poi diventa un pochino più complesso gestire questa cosa. Però c'è stato poco gioco di interazione tra i due.
e secondo me questa cosa a Fulvio un pochino alla lunga l'ha seccato. Fulvio è stato molto galante nella parte finale dell'albergo, ora i più maliziosi diranno sì, è andato ad accompagnare l'albergo e non ci ha fatto nulla, che io sappia non ci ha fatto veramente nulla, poi magari lo confermerà Fulvio, credo che abbiano veramente parlato e si sono sentiti, e posso dirvi, perché io ovviamente sapevo di questo appuntamento prima, anche se non conoscevo appunto le dinamiche, posso dirvi che a Fulvio Rosselli è piaciuta, perché me ne ha parlato molto, e quando siamo scesi a Napoli, non so se avevate seguito anche i video che eravamo scesi io, Fulvio e Luca, in teoria dovevano vedersi, era poco dopo l'appuntamento fatto, registrato, e poi la cosa purtroppo non è andata in essere, tant'è vero che avete visto i titoli finali, alla fine, sì, credo che mentre voi forse state vedendo questo video c'è una diretta su Instagram in contemporanea tra Fulvio e Rossella, quindi hanno legato un rapporto amichevole, ma non si sono più visti, però non è da escludere, amichevole è già esagerato, quindi non è da escludere che magari ci possa essere un ripensamento. Non so se vedo benissimo, dopo aver visto questo appuntamento, Rossella con Fulvio, però Rossella la conosco per questi 10 minuti che si è visto di montaggio, perché se è vero che Fulvio richiede questa ragazza di valori e tutto il resto, però Fulvio ha anche bisogno insomma, di una persona che gli tira un po' la corda, e quindi in questo senso qua non so se possa andare bene o meno. L'esito finale non so se vi ha fatto felice o meno, anzi commentatevi, dite la vostra se l'esito vi ha soddisfatto, cioè il fatto che sono andati via insieme sembrava comunque il principio di un qualcosa, poi nella realtà dei fatti non è cosa, e Fulvio per vostra fortuna donne è ancora single, quindi potrebbe essere ancora la tua occasione, che tu che stai guardando dovresti ancora essere tu la donna prescelta a Fulvio. Battuto a parte, devo dire che a me il primo appuntamento come format piace molto, del resto è un primo appuntamento, è un matrimonio a prima vista versione light, 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 light. Fulvio, sono contento, si è comportato bene, l'ha ben vestito, ricordo che aveva fatto dei sondaggi sul suo profilo Instagram, quindi l'avete aiutato voi, brave. E si è comportato bene Fulvio, la ragazza comunque Rossella, penso che si sia mostrata interessata a lui, ma con tante riserve. Io credo che poi per Rossella sia stato difficile capire che Fulvio stava facendo, che Fulvio ha fatto un matrimonio a prima vista. E secondo me un po' solidarizzo con Rossella perché è difficile capire quello che ha fatto Fulvio, quello che abbiamo fatto noi e comprenderlo in un appuntamento al buio. Quindi tutto molto complesso. Ma Fulvio l'ha preso questo, e qui arrivo alle conclusioni, ha preso questo appuntamento come un gioco, ancora di più di matrimonio a prima vista come concetto. E qui rientro in tutte le critiche che ho letto, chi sono venuto addosso, beh, alcuni sono stati simpatici, un commento su Facebook l'ho visto anch'io, l'ho commentato, tipo prima fai il matrimonio, ma fai l'appuntamento al prossimo programma che è un battesimo, cioè quello è molto divertente. In generale vi dico due cose, punto primo. Dire che Fulvio l'ha fatto per visibilità. Innanzitutto Fulvio è stato chiamato dalla produzione, da Realtime, se non vado errato, è stato invitato a fare questo programma e già questo è diverso. Non devo fare l'avvocato difensore, mi piace soltanto argomentare con voi, perché se avessero proposto anche a me io un appuntamento l'avrei fatto, insomma, non c'è nulla di male. Una volta che hai fatto un matrimonio, insomma, non lo sarei andato a cercare, non sarei andato io a mandare la candidatura, però se mi chiamano come è successo per Fulvio l'avrei fatto. E poi non è tanto la mania di trovare una donna per forza tramite la televisione. Fulvio posso garantirvi, lo so, penso lo immaginate meglio di me, che se vuole le trova le donne, ma questo anche prima di matrimonio a prima vista. Semplicemente è un modo diverso per ricercare l'amore, ma facendolo tramite un gioco. In qualche modo Fulvio in questa esperienza ancora di più fa emergere il suo carattere, fa emergere le sue sfumature positive, quindi magari chi da casa lo vede, no? È comunque una sorta di cartina da tornasole. Per me Fulvio ha fatto bene, non è un programma dove si prende soldi così come non lo era Matrimonio a prima vista, non è un programma che ti cambia la vita, si vede un quarto d'ora di martedì sera e poi in molte repliche, però insomma non è che cambia chissà quanto. Quindi tante critiche che sono piovute addosso a Fulvio, che l'ho letta e l'ho trovato un po' becere, però purtroppo il web a volte parla anche in maniera spropositata. Io no, devo dire da amico che sono contento perché si è posto bene Fulvio, mi ha fatto fare delle belle risate, quando lo vedo gliene dirò 3-4. Mi dispiace non avervi portato proprio la live reaction perché qualche battuta simpatica mi veniva fuori in alcuni momenti, però mi fermo qui e niente, chissà però, chissà, secondo voi potrebbe funzionare a Fulvio e Rossella? Io dico di no.
quello che ho visto qui. E infatti è anche il risultato che si è confermato. Però non, Rossella credo che sia limitativo. È stata una puntata molto, ripeto, fulviocentrica. Si è parlato quasi solo di Fulvio. E un po' di meno di Rossella. Sì, alcune sfumature di Rossella abbiamo conosciute, però voglio vedere infatti la puntata speciale per capire meglio di lei. Perché in questa puntata invece emergono tutte le sfaccettature di Fulvio, poi legate anche al matrimonio e anche a molte cose già dette in matrimonio a prima vista. Però secondo me non sono compatibili al meglio, perché l'unica vera donna compatibile con Fulvio è Federica. E con questo vi saluto e vista l'ora vi dico buonanotte, alla prossima.